Buongiorno a tutti, sono il dottor Costa, direttore sanitario dell'UGR di Curtatone. Con il 31 di marzo è stato decretato la fine dello stato d'emergenza, seppure ci siano numerosissimi casi ogni giorno, noi ci atteniamo a quanto viene richiesto e quindi piano piano abbiamo riaperto la struttura gradualmente con delle regole condivise con i familiari. Ormai siamo alla seconda settimana di visite e quindi sta andando tutto abbastanza bene. Quello che dispiace purtroppo sono gli articoli che nell'ultimo periodo stanno venendo fuori. Ci sono delle testate giornalistiche che hanno preso di mira l'RSA, che sono state sempre prese un po' di mira sin dall'inizio della pandemia, con affermazioni, con discorsi che purtroppo per me, oltre ad essere particolarmente non offensivi ma di basso grado visto il periodo che abbiamo passato, io voglio solamente citarvi due o tre di queste affermazioni che secondo me sono di una gravità inaudita. Si parla di lager che hanno il via libera dello Stato, riguardo naturalmente le nostre RSA, che invece di garantire diritti essenziali degli anziani giocano lo scaricabarile sulla pelle di chi non ha più tempo da perdere. Gli abbiamo derubato la relazione affettiva. Si parla di tolta la libertà, si parla di trattamenti disumani e discriminatori, si parla di discrezionalità delle direzioni sanitarie, ognuno fa quello che vuole a discapito delle persone fragili, si parla di strapotere delle direzioni sanitarie che apparentemente si preoccupano della salute mentale dei loro assistiti, si parla di migliaia di persone nel paese che pagano rette elevatissime con standard di assistenza inadeguati, di personale insufficiente costretto a turni estenuanti. Ecco, qua si fa un po' di tutta l'erba un fascio. Innanzitutto sull'ultimo argomento, rette elevatissime, per quello che riguarda l'UGR, l'UGR è una delle rette più basse del Mantovano. Standard inadeguati, noi dobbiamo garantire 901 minuti di assistenza ad ogni ospite, ne garantiamo più di 1300 alla settimana per ogni ospite. Personale insufficiente non c'è mai stato neanche durante la pandemia e nessuno è stato costretto a turni estenuanti. Ovviamente questo è il nostro orticello, ma come il nostro orticello ce ne sono tanti altri lodevoli e purtroppo in questi articoli si fa di tutta l'erba un fascio. Lo strapotere delle direzioni sanitarie, o come si parla di dittature sanitarie, noi ci siamo attenuti a quello che è stato richiesto. Ovviamente in ogni singola delibera o decreto ministeriale si parlava, alla fine c'erano sempre due righe, queste sono le regole. Poi le direzioni sanitarie possono attuare misure più restrittive a tutela. Quindi noi abbiamo fatto quello che è stato il nostro potere, ma solo con un obiettivo: salute degli nostri anziani, dei nostri operatori e tutela anche mia, ovviamente, perché ci sono io che ho la responsabilità di tutto il personale, di tutti i miei operatori. Quindi io tutte le decisioni che ho preso fino adesso le riprenderei 100 volte, perché quello che abbiamo ottenuto sono zero casi tra gli ospiti. Altre strutture non sono state così fortunate. Abbiamo fatto l'impossibile per farvi vedere i familiari per come era possibile a seconda del periodo evolutivo della pandemia. Quindi io personalmente più di così non posso pensare di poter fare. Tutto il mio personale che ha preso le decisioni con me, e io me ne sono assunto la totale responsabilità, era d'accordo con le mie decisioni, come erano d'accordo anche i miei familiari, che per questi 2 anni e mezzo, 3, si sono comportati, come vi dicevo, egregiamente. Negli altri video l'ho sempre detto. Quindi io personalmente parlando ho la fortuna probabilmente di avere dei familiari che hanno un'intelligenza tale da capire purtroppo il periodo che abbiamo passato, e tutte le decisioni che abbiamo preso le abbiamo fatto solo ed esclusivamente a tutela del nostro utente. Quindi personalmente parlando, come vi dico, vi ripeto, lo rifarei 100.000 volte. Finito il problema polemica che mi contraddistingue,
parliamo di cose positive, si sta avvicinando la Pasqua, abbiamo riaperto da 2 settimane la struttura, abbiamo permesso di andare fuori a pranzo sia agli utenti dei nostri mini alloggi sia agli utenti della nostra RSA per Pasqua o comunque una volta a settimana a casa dei loro congiunti. Ci stiamo preparando alla somministrazione della quarta dose Covid per i nostri ospiti, ci è arrivata ieri la comunicazione. In associazione potremmo anche associare la vaccinazione anti-herpes zoster sempre per i nostri ospiti, quindi noi stiamo andando avanti sempre positivi. Un auguro di buona Pasqua a tutti quanti.